Ci troviamo a Gabice, in via Berlinguer, dove c'è la sede della Guardia Medica di Gabice Mare, una delle 8 guardie mediche che dal 2021 sono state chiuse per mancanza di servizi di sanità pubblica e per un provvedimento della Regione Marche. In questa mattinata gli esponenti del Partito Democratico, tra cui il sindaco Pascuzzi e i rappresentanti regionali Biancani e Vitri, hanno organizzato una manifestazione di protesta per cercare di ripristinare il servizio pubblico della Guardia Medica. Da quando si è insediata questa nuova amministrazione regionale, hanno vinto le elezioni per la promessa che soprattutto hanno vinto le elezioni per migliorare la sanità, perché dicendo che noi del Partito Democratico sicuramente avremmo fatto qualche errore, ma non è semplice, sulla sanità è un argomento molto importante. Però hanno vinto le elezioni per questo qui, dicendo che miglioravano la sanità, e da quando si sono insediati noi non abbiamo più la Guardia Medica. Abbiamo fatto già il presidio a luglio dell'anno scorso e non ottenendo niente. Il nostro sindaco si è impegnato l'anno scorso a trovare delle persone disponibili per qualche giorno da fare guardia medica, ma purtroppo non può dipendere solamente dal sindaco, ma questa la sanità dipende solamente dalla regione. Dall'1 novembre siamo senza guardia medica, denunciamo questa carenza che è fondamentale in qualche modo da risolvere, perché non si può andare avanti in questo sistema, non ci si può neanche nascondere dicendo che non ci sono i medici, perché poi nella vicina cattolica abbiamo all'ospedale una guardia medica presente H24 7 giorni su 7, quindi abbiamo il problema dell'ambulanza, quindi un altro problema sentito, perché l'ambulanza paradossalmente potrebbe arrivare in 5 minuti da Cattolica, ma dobbiamo sperare che arrivi in 20, 25, 30, 35 minuti a seconda della gravità da Pesaro o da Montecchio. Abbiamo chiesto al momento di ripristinare quella estiva, quella turistica, però non è sufficiente perché non si può andare avanti in questo modo. Chiedo e chiederemo anche, come ha fatto il Comune di Montefeltro, un accordo tra le due regioni proprio per sopperire alle emergenze e permettere ai cittadini di Gabice, che siamo al confine con l'Emilia Romagna, di poter usufruire dei servizi di emergenza della vicina Emilia Romagna. Abbiamo già rifatto un'interrogazione che verrà discussa le prossime settimane, e anche qui per chiedere almeno l'attivazione del servizio di guardia medica d'estate e della potes d'estate. Però questa iniziativa non si limita ovviamente alla richiesta estiva, ma noi riteniamo che sia importante riattivare la guardia medica tutti i giorni, non solamente d'estate, anche perché vuol dire andare ad alleggerire quelli che sono i pronto soccorsi, quello di Pesaro. Ricordo che a Gabice qualsiasi cosa succede, sia l'ambulanza sia se uno deve andare al pronto soccorso deve partire da Pesaro, ci sono circa 6.000 abitanti, a Gabice fanno riferimento anche da Gradara, quindi questa guardia medica non serve solamente a Gabice ma serve anche a Gradara, e d'estate ci sono circa 500.000 turisti e anche tantissime persone che vengono ad abitare, quindi gli abitanti passano da circa 6.000 a diverse centinaia di migliaia. Quindi riteniamo che sia veramente importante e ci auguriamo che la Regione ci ascolti come è stato fatto già in altre parti. Ricordo che a Pesaro, a Vallefoglia, ma in tanti altri punti, almeno in parte, il servizio di guardia medica è stato ripristinato a seguito delle nostre sollecitazioni.